Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi, a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo, fratelli e sorelle, questa quinta domenica del tempo pasquale. Attraverso la lettura, attraverso il cammino degli Apostoli, noi vogliamo farci tutti amici di coloro che offrono in diversa maniera la loro fede e le loro azioni nel cammino della salvezza. Dinanzi a quest'altare, umilmente chiedendo perdono per tutte le nostre mancanze, vogliamo credere nel Cristo risorto e appartenere alla salvezza e alla vita eterna. Signore, tu sei la via che ci riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la verità che ci fa liberi, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sol Santo, tu sol Signore, tu sol Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella la gloria gloria di di Dio Dio Padre. Padre. Preghiamo. O Dio che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato a vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo di discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il tuo amore si
Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dai uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no non vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nello splendore di questo Vangelo di Giovanni, in cui prima Tommaso e poi Filippo diventano i dubbiosi del nostro tempo, sì, hanno fede, ma non hanno una fede tale da credere a tutte le parole e a tutte le opere del Maestro che noi in questo tempo celebriamo come il risorto. E allora, proprio per questo, vado a prepararvi un posto, nel senso che Lui ci accoglie perché dopo la missione, dopo la condanna, dopo la crocifissione, approdando in una realtà assolutamente sconosciuta nel mondo di allora, la risurrezione, noi possiamo credere che la nostra vera patria sia la vita eterna. Quel regno vissuto con la povertà, con la fatica quotidiana, quel regno fatto di ribellioni, di guerre, fatto di potere, di ricchezza, di essere schiacciati, sembra quasi di parlare un po' del tempo di oggi. Tanto benessere, tanta tecnologia e poi basta un niente come quello che noi stiamo vivendo per farci notare quanto siamo piccoli e veramente un niente rispetto a qualcosa che serpeggia attorno a noi e che può procurarci la morte. Ecco allora che il Signore dice: vi preparo un posto, voi dovreste conoscere che io e il Padre siamo uniti. Già dimostra il Gesù della storia, il Cristo della religione, che c'è una perfetta unione tra Padre e Figlio, le due persone della Santissima Trinità. Ci stiamo preparando a concepire tra poco anche non solo l'idea, ma teologicamente la persona dello Spirito Santo. Io sono il Padre in me, Lui mi ha mandato, la mia opera qual è? Farvi credere, perché Giovanni batte sempre su questa parola, dovete credere con tutto voi stessi. Io sono quella via, io sono quella verità e sono la vita che vi farà tornare al Padre, come io torno al Padre. Immaginiamo che non è un richiamo così come per dire già nel battesimo siete credenti, stop, è tutto finito. No. Tornare al Padre significa godere di questa meravigliosa alterità, cioè noi in questo tempo così soli, perché siamo nati proprio così dal grembo di una donna, soli, singolarmente, vorrei dire quasi senza l'aiuto di nessuno, completamente nudi. Nel rapporto del Padre possiamo abbracciare chi ci ha dato forma umana e l'anima. E allora ecco che Filippo dice: Signore, mostraci questo Padre. Cioè, nel senso, ce ne parli così tanto, ci ha insegnato il Padre nostro. E adesso però vorremmo proprio vederlo. Forse la delusione di questo Gesù che dice: ma possibile che se vedete me, vedete anche il Padre? Se io vi parlo dell'amore profondo, unico, che ho con il Padre, è perché anche voi siete chiamati ad essere quei figli amati
da questo unico Padre che vuole la vostra più totale felicità e vi vuole salvare nell'anima e nel corpo. Però non si rattrista forse il cuore di questo Gesù che per la bellezza di 3 anni ha visto una lunga missione in lungo e in largo in tutta la Palestina, ma ancora dovrà notare quanto dei pensieri e delle opere di questi suoi discepoli più vicini ancora si dovrà fare tanta strada affinché possano credere e possano annunciare questo regno. La cosa bella è il finale di questo Vangelo, che induce me a dire: meno male, ha più speranze il Signore in me di quante io ne ho in me stesso. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi. Io sono così piccolo, così impotente, sono così vulnerabile, fragile, mi ammalo. Soprattutto nella mia natura umana è nascosta anche la natura dell'oscurità, del male, perché così siamo nati. Voglio compiere il bene, come dice San Paolo, ma poi mi ritrovo a compiere anche il male. Però il Signore, nella sua grande forza, nel suo spirito, mi farà compiere opere grandiose, più grandi di me stesso. Grazie a Dio perché mi rendi così forte quando io veramente non lo sono. Perché nella grazia umana tu mi dai una grazia divina, perché tu credi in me e più degli altri e più di me stesso. E allora voglio essere quell'uomo che si mette sulla via, cioè sui tuoi passi, voglio nutrirmi della tua verità e spero di partecipare alla tua stessa vita, cioè alla vita eterna, insieme con il Padre. Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede con il simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio, Padre, perché ci renda degni dei suoi doni e dei suoi benefici. Diciamo insieme: aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio, sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nella evangelica lotta contro la seduzione nel mondo. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per i credenti in Cristo, perché riconoscono in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendono alle lusinghe del diavolo e, liberi da ogni paura, professano con coraggio la loro fede. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possono trovare sollievo nell'ascolto delle parole del risorto che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello per apprendere ed ad accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli
sulle strade della vita, preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. O Padre che ci hai creati redenti in Cristo, ascolta la nostra supplica, aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere le meraviglie del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona. Veramente è giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che ha creato il mondo e lo custodisce con immenso amore. Tu vegli come Padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome. Redenti dalla croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito, il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la tua lode. Glorifichiamo Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come discepolo di Emmaus, ci sveglia il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il Signore sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. Vigilia della sua passione, mentre cenava con loro,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione della croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue. E con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gerardo e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli, in special modo Giuseppina e Camillo, che sono morti nella pace del tuo Cristo, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere a dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e il nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente la prode Salvatore, formate al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compi la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Cristo. Tuo il regno, tua la potenza, tua la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, con i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate i peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sono salvato. Signore Gesù, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Prima di ricevere la benedizione volevo, ovviamente, come è stato introdotto dalle preghiere dei fedeli, dare a tutte le mamme attraverso, ovviamente, questa festa che prende proprio spunto dall'8 di maggio, supplica della Madonna dei Pompei. Non vogliamo estendere questo augurio anche a tutte le famiglie che si stanno in prodigando sicurezza e nel lavoro a ritornare ad uno stadio un po' più normale. L'emergenza ovviamente prosegue, ma la nostra fede, la nostra speranza e il nostro coraggio ancora più grandi vogliono portare l'umanità a vivere della bellezza dei nostri rapporti, ma anche della forza di Dio. Per cui, ricevendo questa benedizione, ovviamente per coloro che sono uniti a noi spiritualmente da casa, in ogni luogo, in questa Santa Messa, vogliamo mantenere salda la nostra fede.
Signore risorto. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la solenne benedizione. Ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. Voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.